Corriere di Sciacca.it, la DIA di Catania ha sgominato una rete scommesse abusive online su eventi sportivi su varie piattaforme utilizzando agenzie e punti di raccolta riconducibili a società che operavano in Austria, Bulgaria e Malta. Sono 65 le persone indagate, 13 quelle arrestate. La DIA ha eseguito sequestri di agenzie anche in provincia di Agrigento. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere, attività abusiva di gioco e scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato e intestazione fittizia di beni. Sulla vicenda dell'ospedale di Ribera questa mattina la deputazione grillina, l'ARS, ha depositato una mozione per la salvaguardia e la rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero riberese Fratelli Parlapiano. Una mozione per far riconoscere il presidio Parlapiano come ospedale di zona disagiata, come previsto dal decreto Balduzzi. Il popolare TG satirico di Canale 5 Striscia la Notizia è tornato ieri sera ad occuparsi del caso di Ezia Certa, la titolare dell'azienda Italfood, che da quasi 5 anni aspetta il riconoscimento del danno provocato dall'alluvione del novembre 2016. Nel corso del TG, un intervento del dirigente della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, il quale ha promesso che entro 10 giorni la vicenda sarà definita ed Ezia Certa potrà avere il risarcimento previsto. Proseguono gli interventi di decespugliamento del territorio comunale di Sciacca. Questa mattina è stata inoltre bonificata un'area di Costa Macauda, trasformata nei giorni scorsi in discarica di rifiuti. D'accordo con le strutture alberghiere della zona, si è deciso di creare un'isola ecologica con alcuni cassonetti posti all'ingresso della località balneare dove conferire i rifiuti. Pubblicato dal Comune di Sciacca l'avviso pubblico per l'accoglimento di proposte artistiche, culturali, di intrattenimento e sportive provenienti dal territorio da inserire nella programmazione dell'estate saccense. L'avviso è rivolto a tutte le associazioni cittadine. Le proposte vanno presentate, seguendo le modalità indicate nell'avviso, entro il 14 giugno 2021. Il Museo Diffuso dei Cinque Sensi, progetto di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, naturale ed artistico di Sciacca, è tra i 12 finalisti selezionati per il bando Welfare che impresa, programma di capacity building per progetti di welfare ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale. Il bando intende premiare e supportare i migliori progetti in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale. E sono in Sicilia 7 dei maggiori beneficiari italiani dei fondi di coesione europei, fra cui il Fondo Sociale, l'FSE, e quello di sviluppo regionale, il FESR, nel periodo 2014-2020. È quanto emerge da una ricerca commissionata dal Parlamento europeo sugli investimenti volti a ridurre le disparità economiche a livello locale. E per il momento è tutto, io mi fermo qui, Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.